Dopo l'assalto armato alla Tamoil, ieri sera Faenza è stato teatro di un nuovo furto ai danni della cartoleria Gaudenzi, nel piazzale della stazione dell'autocorriere, lungo Viale delle Ceramiche. Era ormai l'orario di chiusura quando un giovane ragazzo dai tratti europei di statura media è entrato nel negozio. In quel momento all'interno del locale era presente solamente una delle due titolari e il finto acquirente è riuscito ad allontanarla dalla cassa con l'accusa di farsi mostrare alcuni articoli custoditi in un'altra stanza. A quel punto un complice è entrato velocemente nella cartoleria. Ha aperto la cassa e ha rubato l'incasso di giornata, 260 euro, per poi dileguarsi dal negozio. Non accortasi di niente, la titolare è tornata con gli articoli richiesti dal giovane cliente, il quale si è dileguato dal punto vendita con la scusa di andare a prelevare i soldi del bancomat. Solo a quel punto ci si è accorti della cassa svuotata. Il modus operandi e la descrizione fornita agli inquirenti fanno quindi propendere per due autori diversi rispetto alla rapina alla Tamoil di appena mezz'ora prima. Ma ulteriori dettagli saranno raccolti dall'analisi delle telecamere di sicurezza del bar antistante la cartoleria Gaudenzi. Dal suo punto di vista, la titolare ha invece preso l'accaduto quasi sul ridere, ma ci ha confessato che ora la fiducia verso gli estranei che entrano in negozio è azzerata. Sebbene sia il primo furto che abbia subito, simili episodi a Faenza stanno diventando troppo frequenti. La paura non è tanto subire il furto, quanto trovarsi di fronte qualcuno che per insicurezza, per aver assunto sostanze o per altri motivi, compia qualche atto violento e un semplice furtarello possa sfociare così in qualcosa di ben più pericoloso. Federico Lega per Faenza Web TV.